Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Travis, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Wolfenstein 2 del New Colossus. Devo dare un'occhiata a questa macchina Enigma di cui tutti Ok, allora parlano. ragazzi, dobbiamo andare innanzitutto a consegnare il dossier a Grace, ok? E vediamo un attimino di cosa sta parlando di questa macchina per quanto riguarda il codice Enigma. Allora, vediamo innanzitutto dove dobbiamo andare, esattamente di là, ok? Andiamo da Grace. Ok. E intanto diamo un'occhiata alla macchina per quanto riguarda il codice Enigma. Oh, Ok, qua ha Grace, aggiunto passo altre sempre di foto. tempo con te, ma siamo uniti. Ok. Grado, anni, cazzi stramazzi. Sembri molto vincente. Ok. Spero solo che. Perfetto, e la macchina dovrebbe essere questa qua. Allora, nota di Gray sulla macchina Enigma, va bene. Allora, terminale tracciamento. Va bene, proviamo. Allora. Ok ragazzi, allora li ho passati tutti, ho risolto tutti questi codici Enigma, l'ultimo non ce lo fa fare perché sono codici Enigma insufficienti, ok, naturalmente successivamente ce li farà fare. Ok, quindi per adesso siamo a posto così. Molto probabilmente ragazzi, per quanto riguarda il codice Enigma, Rapporti sono ci farà preoccupanti. I andare in nazisti alcuni posti, massacrano tutti ce senza li sosta. selezionerà Stanno bruciando tutto. automaticamente. Ok, prendiamo da Grace. Grace! Grace! Silenzio! Sveglia Abby e ti spezzo il collo. Ecco il dossier su New Orleans. Scusami, ma ci ho messo ore a farla addormentare. Ok, andiamo. Il ministro della sicurezza pubblica, il generale Engel, ha ripulito le strade americane da tutti i criminali e i terroristi. Der Terroranschlag auf Roosevelt war ein Weckruf für das amerikanische Volk. Wir sind beileibe nicht so sicher, wie wir glauben. Più tardi intervisteremo la signora Elaine in persona riguardo al suo nuovo film sulla cattura di Terror Billy, la produzione più costosa della storia del cinema. Chiederemo alla signora Elaine ciò che tutti vogliono sapere. Chi vestirà i panni di Terror Billy? Quale attore potrà impersonare il male in persona? Uno degli assassini più crudeli della storia. Riunione. 5 minuti. Fratelli e sorelle, è da molto tempo che sento parlare di questo leader della resistenza. Di nome... Orton. Scusate, sto ancora cercando di calibrarlo. Orton. Orton e i suoi sono nel ghetto di New Orleans, ma hanno contatti con altre cellule di resistenza in tutti gli Stati Uniti, per cui Blazkowicz dovrai trovare questo tizio e convincerlo a unirsi a noi. Purtroppo non sarà facile. I nazisti hanno costruito una muraglia intorno a New Orleans, sorvegliata da torrette armate. Inoltre il tratto costiero è pieno di mine, è impossibile avvicinarsi. Ma sapete cosa? Li fotteremo. Abbiamo un jolly. Scusate, vi serviva la barca? Sì, figlio di puttana. Dimmi cosa devo colpire, Chris. Tu e Fergus vi infiltrerete nella torretta del perimetro est sul lago Borgne e disattiverete le mine che bloccano il canale che porta al lago Porsche 3. Quindi porteremo il sottomarino in città e faremo salire a bordo tutti i sopravvissuti.
Orleans conta su di noi, fratelli e sorelle. Ragazzi, vediamo se riusciamo a stelteggiare questa volta, anche se c'ho i miei dubbi. Poi successivamente, ragazzi, dobbiamo andare anche a a modificare per quanto riguarda le nostre armature. Blaskovic, devi andare dall'altra parte del grande muro. Devi cercare un'apertura qualsiasi che ti permetta di oltrepassare il muro. Va bene. Ecco, perfetto, ci mancavano anche i coccodrilli, amici. Ehi, Blasco! Nessun segno di vita da quando siamo arrivati. Al contrario, i nazisti abbondano. Spero che a te vada meglio con la ricerca di sopravvissuti. Fergus, chiudo. Ok, questo si sfonda? No. Ok, ricordiamoci che abbiamo sempre la nostra super tuta, super cazzuta. Ok. Chissà se riusciremo a stetteggiare. Ho i miei dubbi, comunque ci proviamo. Ok. Dobbiamo andare lì sopra. Ok, casomai do un'occhiatina in giro a vedere se c'è qualcosa da raccattare, eh? Nella speranza che non venga individuato. Ok, ragazzi, allora, come avete potuto vedere, ho fatto scattare l'allarme come al solito. Ok, nulla di che, perché ho sfondato questa porta qua. Ok, sono fatto un giro in giro e non c'era nulla da raccattare di entusiasmante. Più che altro di là c'era un collezionabile, vabbè. Comunque, andiamo. Vediamo se riusciamo a passare di qua. Ok, tanto ormai ci hanno sgamato, quindi cazzuti cattivi, arma sempre carica. Ok, sento qualcosa di pesante che si sta avvicinando. Ok. Mi stanno attendendo. Guarda sti bastardi qua. Ok, andiamo avanti. Enigma raccattato, ottimo. Facciamo il pieno. Sento altri arrivare. Eccoli là. Ok. Vengi fuori lei.
Quello da fottere subito, perché sennò ci fotte lui. Vengono, vengono fuori. Ok. Carichiamo tutto. Quello che ci è dato caricare. Posizione, va bene, posizione. Un po' è tedesco e un po' mi sembra dialetto, ragazzi, eh. Ok. C'è quel cattivone lì. Di armi. Allora là ce n'è uno. Ma più di uno, ok. Sì. Vengo, vengo. Ottimo codice enigma, ragazzi. Ok. Dammi il tuo mega fucilazzo, che è cosa buona e utile e giusta. Aspettiamo il codice enigma. Ok. Controlliamo bene tutto qua. Andiamo a tutto il massimo, eh. Niente male. Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Che è cosa buona e giusta. Allora, possiamo salire o possiamo scendere, ragazzi. Io direi di andare su.
finire il piano di sopra, dopodiché qua possiamo sfondare. Ok. Rullettina anche qua, anche se mi sembra che non ci sia granché. Ok, bene, allora saliamo e dobbiamo andare lì. Allora aspettate ragazzi, prima di andare lì vado a controllare esattamente il piano più basso che avevamo lasciato indietro, in modo tale che vediamo anche lì se c'è qualcosa da raccattare. Ok ragazzi, allora ho controllato tutto, giù al piano terra non c'era nient'altro che altra energia e quant'altro, nulla di che ragazzi, ho trovato un altro fucilazzo come questo e ho fatto il pieno. Ok, proseguiamo. Blaskovic raggiunge il vecchio edificio dell'American Bank, è lì che dovrebbero essere Orton e i suoi, trovali e convincili a unirsi a noi. Ok ragazzi, American Bank, quanto varranno i dollari al giorno d'oggi? Ok ragazzi, allora riprendiamo da qua perché sono stato stuprato malamente. Allora cerchiamo di fare quella strada lì che ho fatto prima e di andare esattamente là, cercando di evitare il cagnolone. Ho cercato di stilteggiare precedentemente ma sinceramente non mi è stato possibile. Ok. Andiamo su, cerchiamo di evitare il cane, faccio un po' di energy. Ok, ok, perlomeno quelli che ammazziamo qua ragazzi non ci vengono a rompere le scatole successivamente. Ok, allora dobbiamo cercare casomai, visto che il cagnolone non ci ha dato ok, stavo dicendo, visto che il cagnolone non ci ha dato a girarlo, allora direi che possiamo provare a fotterlo. Speranza che gli stiamo facendo qualcosa.
se ho i miei dubbi. Forse qualcosa che abbiamo fatto, eh? Forse qualcosa che abbiamo fatto. Ok. Meno male. Belli resistenti, eh? Molto, ma molto più di prima. Ok. Allora. Visto che noi dobbiamo andare esattamente là. Grazie, do un'occhiata di qua per vedere se c'è qualcosa da raccattare, qualche potenziamento per le armi o quant'altro. Perfetto, proseguiamo. Allora, se fate il giro dall'altra parte di là, ragazzi, potete trovare non un kit di potenziamento, ma una carta collezionabile e un dossier, un documento. Ok, nulla d'altro, qualche munizione. Ok, andiamo avanti. Energy, va bene. Dobbiamo andare lì. Da sopra nada. Ok. Il grande muro di New Orleans è stato completato, va bene. Quanti cazzo sono? Minchia, ragazzi. Morto? Meno male. Ok. Meno male che c'era sta mini stanzetta qui, ragazzi, che ci siamo potuti nascondere. Non so da dove siano usciti questi qua, da questo lato. Capisco gli altri, ma quelli lì non lo so proprio. Ok, andiamo avanti. Non ci dice più dove dobbiamo andare, ottimo. Ci siano i coccodrillazzi bastardi. New Orleans, non posso farti tornare come prima, ma posso punire chi ti ha ridotta così. Allora, per salire vediamo un po' da che parte possiamo andare. Di qua non ci fa salire, quindi mi sa che dobbiamo saltare sopra quelle macchine là o dentro il pulmino, eh? Ok, ragazzi.
un attimo. Ok. Credo proprio che siano finiti. Dovrò passare attraverso l'edificio. E passiamoci attraverso l'edificio. Confetti, confetti, confettini, confettoni. Ok. Allora, mi sa che dobbiamo andare qua. Ok. Vediamo se ci fa caricare anche l'altro fucile. Allora, noi dobbiamo andare di dentro. Adesso carichiamo anche questo un attimo, che dà una controllatina qua. Ok. Bene, abbiamo controllato tutto tranne qua sopra. Niente, lì non possiamo andare, va bene, insinuiamoci. Carichiamo il nostro fucilazzo. Ok, molto ovviamente ragazzi ho fatto un taglietto perché in questo caso qua sono cazzuti. Allora, prima ero passato qua sotto, anzi avevo cercato di passare qua sotto, però mi avevano scammato. Vabbè, riproviamoci. Allora. Qua c'è un kit di potenziamento. Niente male, devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Ok, stai tranzollo che poi le potenziamo. Allora c'è questo muro qui che possiamo sfondarlo, ragazzi, oppure volendo possiamo passare di sopra. Andiamo giù, così siamo vicini al punto per ricaricare le nostre armi. Prima ne sono arrivata una sbarzella. No, lì dobbiamo sfondarlo con il nostro super potere.
Codice Enigma, raccontiamolo. Allora, nella speranza che adesso siano morti tutti definitivamente, delle cazzo spunti fuori. Abbiamo due codici Enigma da raccattare, eh. Ottimo, così anche l'altro codice Enigma l'abbiamo preso. Allora, io nel frattempo, ragazzi, per essere sicuri, andrei a caricare questo, visto che ci è dato caricarlo. Ok, dopodiché avanzerei. Ok, dunque possiamo sfondare anche qua un attimo, eh. Allora dobbiamo dare un'occhiata per vedere dove dobbiamo andare esattamente. Esattamente non lo vedo, dov'è che devo andare. Ok, guardiamo bene qua. Devo passare dall'altra parte. Forse quella gru può essermi utile. Va bene, se lo dici tu. Quindi, per movimentare la gru. Dobbiamo salire, di sicuro. Ok, eccoci qua. Altro qua da prendere, documenti, niente. Niente, qua abbiamo fatto la carneficina prima. Perfetto. Ok, dobbiamo andare là sopra. Gru pronta all'uso. Ok. Quindi dobbiamo salire ancora. Ok. Qua. William, stiamo procedendo oltre la torretta. Le mine sono disattivate. Fergus è in avanscoperta. Ci siamo scontrati coi nazisti. Ce la siamo cavata per un soffio. William, non so se è normale, ma credo che la gravidanza mi renda un po'... come dire... eccitata. Oh merda, sono tutti in ascolto su questa frequenza. Sì. Sì, Maxos. Ok. Va bene. Buono a sapersi. Buono a sapersi. Non si sa se è giù o su. Vediamo su, non possiamo andare. Ok, allora per forza giù. Meno male che abbiamo questo mega fucilazzo qua. Qua.
Ok. Ma il mega robottone che fine ha fatto? Ah, ok, già esploso. Ottimo. Perfetto. Bene. Avanziamo, ragazzi. Allora. Qua tutto al massimo. Andiamo di sopra. Nebbiolina, nebbiolina. Sono in trappola. È ora di usare le maniere forti. Allora, quel muro lì lo si rompe. Ok. Vediamo di qua se ci fa salire sopra, vediamo se c'è qualcosa interessante. Sì. Al massimo. Ok. Qua possiamo caricarlo, bene. Questo è da far esplodere. Però presuppongo che dobbiamo stare un po' distanti. Non so se riusciamo a... Ottimo. Dammi il fucilazzo. Massimo, va bene. Allora, qua scendiamo dove c'era la tanica, lì da far esplodere, ok. Tutto al massimo. Quindi dobbiamo salire. Ragazzi, vediamo se riusciamo a fugare. Questo non è amichevole proprio per niente. Ragazzi, minchia. Ok, facciamo il pieno. Ottimo, direi. Ok, ma c'è un disperso, che gli faccio un'imboscata.
Ok, controlliamo tutto. Pieno. Ottimo. Ok. Bene. Ok, dobbiamo sfondare lì. E mi sa che dobbiamo sfondarlo con la nostra spallata d'acciaio. Abbiamo il nostro fucilazzo. Qualcuno sta combattendo. Adesso arriviamo, adesso arriviamo. Non so, ragazzi, se è la strada è giusta. Ok, proviamo a passarvi sopra. Vediamo se riusciamo a fargli un'imboscata. Va bene. Siamo calmi. Ma no, siamo caduti giù, ragazzi. Sono caduto giù. Ok, vediamo di non cadere ancora giù. Adesso un attimo. Fatti vedere da te.
prima raccatto tutto e poi vengo, un attimo di pazienza. Ok, mi sa che possiamo salire, eh? No, naturalmente il fucilazzo mi sa che dobbiamo anche lasciare. Vieni, figliolo, prendi la mia mano. Sei un predicatore? Oh, per questi Dio onnipotente, ho trovato questa roba per strada. Piacere, Orton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terror Billy, diavolo, pensavo fossi morto. Sono guarito. Beh, Terror Billy, non per essere scortese, ma cosa ci fai da queste parti, a parte salvarci il culo? Sono di Circolo Kreisau. Organizziamo una rivoluzione. Sul serio? Questo è l'ultimo rifugio sicuro rimasto per i liberi pensatori indipendenti. Ci espandiamo in tutto il sud e oltre. Siamo dei reietti, i poveri. Tutti quelli che non fanno parte della dannata borghesia americana. Lo vedi quel tizio là che si fa un goccetto? È il mio vecchio amico Paris Jack. E Paris Jack è un violento, un rissoso e anarchico convinto. E anche un ottimo suonatore di clarinetto, o sbaglio? Io non mi do arie, piuttosto le suono. Strade tranquille, Orton, non c'è nessuno. Aspetta. Sì, strade tranquille. Lei è la professoressa. Riesce a colpire una pulce sul culo di una mucca a 100 metri di distanza. Ogni fottuto nazista, figlio di puttana, che oserà avvicinarsi si beccherà un colpo nel culo. Ecco cosa. E sarà una fine gloriosa. Alleluia! Niente male davvero. Dovreste unirvi a noi, ci fareste molto comodo. E come intendete scatenare questa rivoluzione, Terror Billy? Terror Billy? Porca puttana. Ma quella puttana non ti aveva ucciso? Il nostro amico ha detto a San Pietro di andare a farsi fottere. È con il Circolo Kreisau, una vera leggenda. Lo so chi è. Maledizione. Stanno arrivando. Paris, sono decisamente tesa. Mi faresti rilassare un po'? Vediamo se ti posso aiutare. Come diceva mia madre, non fidarti di uno che non regge il rischio. Quindi, Terror Billy, ora ci sediamo e ci facciamo una bella bevuta. Che cazzo è questa roba? Old Orton Special. Merda. Ascolta, Terror Billy, io rispetto la vostra ambizione, ma non c'è più niente da fare ormai. È andato tutto a puttane, per cui non ci resta che metterci a bere whisky e stare a guardare. Ti credevo meno vigliacco, sinceramente. Combattiamo per la rivoluzione da molto prima che i nazisti arrivassero. Abbiamo fondato un movimento per i diritti civili che promuovesse l'uguaglianza. Conosci il concetto di diritti civili? Mi sa di no, perché sei solo un soldatino. Senti, ho messo a repentaglio la mia vita per la libertà, la giustizia e l'America, mentre tu e i tuoi amichetti bohemien facevate propaganda bolscevica e vi opponevate alla guerra ad ogni angolo di strada. A che serve la vostra cazzo di uguaglianza? Se non avete neanche le palle di difendere i più deboli, quando gli sciacalli vi vengono a bussare alla porta! Noi ci siamo opposti alla macchina da guerra imperialista degli Stati Uniti d'America e i capitalisti di Wall Street, che desideravano solo mandare i figli dei proletari a morire in terra straniera per riempirsi le tasche sulla loro pelle. Non c'erano i loro figli a crepare sulle spiagge! No, prendevano gente come te per fare il lavoro sporco, mentre contavano i soldi. Tu eri la pedina, il burattino dei potenti che vivono in dimora di marmo. Io non ci sto al loro gioco e ho deciso di tirarmene fuori. Eppure sei qui, armi alla mano, a uccidere nazisti, proprio come me. La differenza è che sei arrivato tardi. Se la gente come te si fosse data da fare, avremmo vinto la guerra. Non versarla sul tavolo, Orton, quella roba è corrosiva. Questo ti stenderà, Terror Billy, brutto cittadino resto servo del sistema. Senti, amico, non ho tempo per le tue stronzate. Fai la tua scelta, tira fuori le palle o arrenditi e crepa. Non ho più voglia di discutere, Billy. Sono stanco di te. Sei stanco? Ma vaffanculo. Aspetto dei bambini! E mi venga un colpo se li crescerò in un mondo dominato da bastardi nazisti! Allora, come la mettiamo? Brutti campagnoli! Razza di alcolizzati! Codardi bolscevichi! Volete essere dei traditori?
Non ho mai visto nessuno così coerente dopo più di un bicchiere di Old Orton Special. Mi piaci, Billy, perché tu hai fegato. Ok, d'accordo. Facciamo questa rivoluzione. Tiralo giù. Harris lavora a questo cucciolotto da più di un mese. Wow, come l'avete domato? Il coperchio, dei fili, così. Harris impara in fretta, sa sempre cosa fare. Cosa vedi? Tu monti in sella, cowboy. Sì, signore, monti in sella, vai là fuori e attiri il fuoco dei nazisti, mentre noi raggiungiamo il porto insieme a tutti i sopravvissuti. Ci sto. Dopodiché, speriamo che la tua barca si faccia vedere. Lo farà. Orton, vieni qua. I nazisti arrivano come mosche sulla merda. Prova, prova. Ci siamo, Terror Billy. Ora vai! Ok ragazzi, visto che siamo andati per lunghi, direi di terminare qua. Amici, vi direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi sia piacendo. A caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per il mio sito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.